Per una spesa facile e veloce, basta un click. Quiconviene.it, la tua spesa online. Pranzi al lavoro? Pranza da Marbi. Il tuo pranzo gourmet al costo di un panino, a soli 8 euro. Marbi, ex Nunnari. Una storia fatta di pane e passione, dal 1939. Bentrovati, oggi facciamo dei biscotti fatti in casa, i canestrelli originali del Piemonte e della Liguria, alcuni dicono, ma vediamo come si fanno, è molto facile. Cominciamo subito dall'impasto, mettiamo 180 g di farina setacciata nella planetaria, aggiungiamo 60 g di zucchero a velo, un tuorlo, un pizzico di sale e 100 g di burro che tagliamo a pezzettini così grossolanamente. Sarà la planetaria a fare il lavoro. Oppure se non avete la planetaria potete naturalmente impastare su una spianatoia a mano. Semplicissimo, è comunque un biscotto molto friabile, una classica frolla. Potete insaporire o con un bel limone siciliano, sempre non trattato, oppure con dei semi di vaniglia. Come preferite, giusto un po' per profumare. Azioniamo al minimo la planetaria, a questo punto quando abbiamo ottenuto questo composto a briciole possiamo continuare a lavorarlo con le mani, a compattarlo praticamente. Il burro si è ammorbidito e quindi possiamo creare la classica pallina di frolla, poco lavorata, sempre poco lavorata. Eccola qua, perfetta, morbidissima, che come sempre va avvolta in un po' di pellicola e messa in frigo a riposare almeno una mezz'oretta. Andiamo in frigo. Io avevo già pronta e raffreddata una pallina d'impasto, quindi spolverizziamo il piano con un po' di farina. Ecco la nostra pasta, bella dura, riportiamola un attimo a temperatura. Perfetto, con le mani e poi stendiamola. Sempre con l'ausilio di un pizzico di farina. Mattarello. Anche se si rompe non ha importanza perché la frolla, il bello è questo, si ricompatta immediatamente. Stendiamo la pasta dello spessore di qualche millimetro. E già va bene così, non importa appunto la forma, perché poi i ritagli andranno rimpastati, quindi prendiamo uno stampino, il canestrello chiaramente è un fiorellino così, tipo una margherita, e poi questo ci servirà per fare i buchi. Iniziamo subito a tagliare i biscotti. Ecco qua, il primo è pronto. Prendiamo una teglia con carta forno e lo adagiamo sopra. Proseguiamo così con gli altri. A questo punto possiamo fare i buchini. Come vedete questo dice un attrezzo strano, è uno stampo per cannolicchi. Voi utilizzate quello che a casa vi sembra più opportuno per fare dei buchi al centro. E questo sarà un gioco divertentissimo per i bambini che amano ultimamente molto cucinare, così mi dicono le mamme che mi seguono. Quindi se avete una domenica libera, un giorno libero, fate divertire i vostri bambini. E poi sicuramente riusciranno a mangiare anche un prodotto naturale. Siamo pronti per il forno.
preriscaldato, 180 gradi, 10-15 minuti, lo vedrete dalla doratura. I canestrelli sono pronti, li ho sfornati, li ho fatti raffreddare. Completiamo con zucchero a velo e voilà, i canestrelli sono pronti. Trovate la ricetta su rossettocioccolato.net. Alla prossima, ciao! Con la partecipazione di Molini Riggi, cereali biologici, pasta e farine eccellenti.